No, no, l'ho già rimosso, tanto è distrutto. Sì, il cane l'ha praticamente sbranato. Sì. Sì, passeggero, pelle avorio. E quanto tempo ci vorrà? Ma onestamente mi aspettavo una cosa più veloce. Sì, l'attacco è lo stesso. Ok, va bene, grazie. Ci vorranno 3 settimane. Ma come 3 settimane? Ma scusi, non ne avete un altro qui? Sono interni particolari. Però forse una soluzione ci sarebbe. Venga con me. Senti, adesso non me la farai pesare per 3 settimane. Te lo giuro, Rocky in macchina non entra più da solo. No, tu non hai capito. Il tuo cane sulla mia macchina non ci sale più. Né solo né accompagnato. Questo era di un mio vecchio cliente che non è più tornato a riprenderselo. Tipo strano che girava sempre con questo tamburo e mi raccontava sempre di questi viaggi sciamanici che faceva. Eccolo qui. Comunque è come nuovo, eh? Ti fa ridere? No. Ma lo sai che è comodo? Cos'era? Cosa? Quel suono quando è acceso il motore. Io non ho sentito niente. Sembrava un tamburo. Sì. Questa no. Questa si vede meglio. Selfie sul sedile sciamanico. Da pubblico ci scrivo in viaggio con lo sciamano Samuele. Basta. Ce l'hai com'è? Ma parla da solo. No, non parlo da solo. Io non ho detto niente. Bene. Di nuovo il gioco del silenzio. Lo so che sei bravissimo. Sì. Ma te lo ricordi il nostro gioco dei rossi? I baci a ogni semaforo con i clacson di quelli dietro? Che bello che era. Fino a quel giorno quando, mentre tutti suonavano, io l'ho detto. Ti amo. Poi il tuo lungo silenzio. E il semaforo verde. Samuele, verde? Ti ricordi che dobbiamo passare a casa mia? Sì. Che ti vedo un po' strano, tutto bene. Torno subito. Andiamo, che siamo in ritardo. Certo, tesoro. Glielo devo dire che ogni volta che mi chiama tesoro mi viene voglia di dargli uno schiaffo. E quello lì? Figo. Chissà se lui chiama la fidanzata tesoro. Ci vedo bene con uno così. No, accendo l'aria perché c'è un caldo oggi. Ma proprio di lui dovevo innamorarmi. L'uomo incapace di amare. Ma io non... Basta. Ho aspettato troppo. Io voglio un uomo che mi ami. Non così. Lo lascio. Forse è finita e non me ne sono accorta. Cosa succede? Ascolta. Tutto bene? Sì. Devo dirti una cosa. Ma in mezzo alla strada? Sì. Adesso? Sì. Cosa? Io...
Ti va di guidare tu? Ascolta. Amore, allora, abbiamo 3 settimane, dobbiamo sfruttarle al massimo. Ho fatto una lista. Facciamo salire in macchina Giada, Lele, il mio capo, il vicino del quinto piano, la cassiera, quella vetra del bar, Marina, tuo fratello, la matrigna di Diego,